Cresce e si allarga Prati nelle storie, la lettura all'aria aperta promossa dalla maestra Francesca Sivieri per ridare ai bambini un briciolo di normalità e quella dimensione sociale che la prolungata chiusura della scuola gli ha tolto. Tante colleghe, amiche e mamme hanno deciso di seguire l'esempio di Francesca organizzando letture nei giardini in tutti gli angoli della città, mantenendo le distanze di sicurezza e con la supervisione dei genitori. Basta un libro, la gioia di leggerlo a voce alta e di condividerlo con grandi e piccini. Da oggi attiva anche la pagina Facebook Prati nelle storie, dove è possibile consultare e condividere gli eventi in programma. È una sorta di diario di libera consultazione per trovare l'iniziativa più vicina e adatta alle proprie esigenze. Viene aggiornata in tempo reale da chi via via organizza le letture. In sostanza è nata una vera e propria rete. Il messaggio giusto è arrivato, sapevo che non sarei rimasta sola ed è un continuo crescendo, commenta Francesca Sivieri, insegnante delle MEUCI. Da parte mia non c'era e non c'è alcuna volontà di mettermi in mostra, ma solo il desiderio di stare con i bambini e di mandare il segnale che forse, con un po' di volontà, la scuola poteva essere riaperta. Ci sono tante persone che hanno voglia di mettersi in gioco ed è assurdo che a tutti i lavoratori sia stato permesso di tornare a lavorare in sicurezza, mentre a noi della scuola no, come se i bambini fossero degli untori.